questo nuovo video. Oggi registreremo un video molto simile, anzi quasi uguale a quello scorso, con l'ultimo video che è uscito, dato che faremo un bel giretto non a Milano, non a Bergamo, ma bensì nel territorio bresciano, in quanto andremo sul lago di Garda, passando prima da un passo chiamato Le Coste. Prima di ritrovarmi tantissimi commenti negativi da parte di voi haters, dandomi appunto del fermone, ma vero, sei su un passo di montagna perché non scanni, davanti a una Lamborghini perché non scanni, vi volevo mostrare lo stato attuale del mio impianto frenante anteriore. Mi è già uscita una bella spia rossa delle pastiglie, del cambio delle pastiglie. Proprio mi compare cambiare le pastiglie, coglione. E come potete vedere, se vi avvicinate, abbiamo dei dischi forati bellissimi. Peccato che hanno tantissime crepette nei pressi dei fori. Cosa molto molto brutta su una macchina con 420 cavalli. Data questa premessa, andremo cauti e noi ci vediamo in autostrada. Godete del video. Sbiellatori. Siamo appena usciti dal casello d'autostrada di Ospitaletto. Abbiamo appena incontrato il fantastico Gilbo con la sua mitica, ma proprio fantastica, perché sono rimasto senza parole, Lamborghini SV con scarico Capristo. Come viene il dubbio, era Capristo, spero, sì. Mentre alle nostre spalle abbiamo due fantastiche macchine, una TT Audi naturalmente e una fantastica Golf R, molto molto aggressiva, ha un look davvero cattivo, tutta oscurata anche lei. E io invece sono a bordo della mia amata Anghe. Ci stiamo dirigendo tutti insieme verso il lago di Garda, su qualche passo in montagna che io non ho ben preciso, non ho ancora ben capito, perché è la prima volta che ci vado, quindi occhi sempre aperti e molta attenzione. Ci vediamo più tardi quando arriveremo a destinazione e inizieremo a far sentire, a far cantare queste macchine. Questi Capristo! Mamma mia! E i ritorni, quando fai la scalata! È un macello, un mitragliatore! Pa. Sei mai andato sulle coste? Mai! 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 Seguo te, io sto sempre dietro di te! Qualcuno di sicuro! Andiamo Marico! Sentiamo il golf! Cazzo faceva qua? Intanto, come sottofondo una bella SV, volevo dirvi una piccola premessa: non farò chissà quale staccata, non raggiungerò velocità massime perché ho i freni che sono a dir poco finiti, dischi e pastiglie entrambi, e le sto cambiando questa settimana, magari riusciamo a fare tutto. Abbiamo perso l'Aventador, poi la strada io non l'ho mai fatta, quindi sempre adagio con gli occhi aperti. Sentivo tutta figa, mamma mia. A few moments later. Metti giù un pentello te, non frega niente, figa. Metti giù un trentello te. A questo. Dopo questa brutta esperienza che abbiamo avuto, ovvero un bel passo con tanto di multa, ci stiamo dirigendo verso il lago per fare un piccolo aperitivo e parlare, chiacchierare un po', dato che non ci vediamo da un bel po', io e il caro Gilberto insieme a Simone. E che dire, il sound l'avete sentito, il mio pure. Raga, ho tamponato un Aventador, titolo clickbait. Bene, siamo giunti sul lago di Garda e come potete vedere stiamo facendo girare la testa a tutti, soprattutto lui con l'Aventador, però quando faccio i miei scoppettii si girano anche loro per me. E nada, adesso ci fermiamo, andiamo in un parcheggio, mettiamo la macchina al riparo e andiamo.
andiamo a berci qualcosa. Però prima, bella beccata. Bella langhe comunque, ho sentito, io vorrei dire, ne abbiamo una Aventador e io una ho sentito bella una langhe. Bella macchina. No, no, io ho sentito bella langhe. Ho sentito bella langhe, basta. Attenzione, attenzione. La Madonna, senti. Gilbo clamano fuori lui, che grande. Sarà fiammato, vi sta fiammando. One hour later. Ciao ragazzi, sto facendo un video per YouTube. Siamo riusciti finalmente a trovare un parcheggio dopo una svariata ricerca. Grazie. Siamo riusciti finalmente a cercare un parcheggio dopo una svariata ricerca che è durata ben un'ora. Fra poco andiamo a bere qualcosa. Grazie di aver fatto casino, Peugeot. Che dire, vi lascio delle piccole ma gustose riprese dei mezzi che c'erano ad oggi con me. Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bearing them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on fire. Give me that smoke, but I can't get high. We're the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life, every night. See in the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes. All of my arts coming to life. Siamo qua con Gilbo, il proprietario della magnifica Lamborghini, che adesso ci fa fare una bella accensione. Sei felice? Sei felice? Già accesa, però è sempre un'emozione riaccenderla. Sei felice allora? Sì, sì. Dai. Ed eccoci qua ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto. Come al solito di routine vi dico di lasciare tantissimi like, commentare il video e condividerlo il più possibile con i vostri amici. In più vi chiedo una cosa che dovete farla in tutti, proprio tutti, andare a seguire, link in descrizione, Foini, il ragazzo che c'era sulla Aventador, e andate a tormentarlo, proprio a tormentarlo di commenti scrivendo vogliamo il velo sulla Aventador. Detto questo, ricordatevi però di seguire anche me su Instagram, poverino. Non so cosa faccio, io non so cosa fare. Scherzi a parte, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, sbielatori.